Nel primo tempo è arrivata finalmente, magari dopo i carichi pesanti, dopo la fatica magari della settimana scorsa, la brillantezza, avete trovato i vostri schemi, sono arrivati i gol. Non abbiamo ancora brillantezza, manca ancora tanto, perché abbiamo fatto veramente in questi giorni, 12-13 giorni che si allena, abbiamo fatto veramente tanto, abbiamo corso tantissimo, abbiamo fatto tanti allenamenti importanti, adesso queste partite servono anche per preparare, per prendere anche un po' di fiducia. Ripeto, tutte le partite sono molto molto importanti per noi. Speriamo di far bene, di preparare bene per tutto quello che aspetta dopo in campionato. Oggi in particolar modo siete stati voi vecchietti, insomma quelli dell'anno scorso, a prendere in mano la squadra. Ah sì, comunque noi capiamo quello che mister chiede da noi e sappiamo tutto quello che dobbiamo fare durante la partita. Abbiamo fatto bene, veramente sono molto contento di primo tempo, che abbiamo vinto 6-0, che sembra tanto contro quella squadra che secondo me non merita questo risultato, perché è una buona squadra, sempre in Serie C. Però piano piano stiamo lavorando bene e speriamo di arrivare a una bella condizione per 24, quando giochiamo la prima partita in Coppa, e poi per 31 per Atalanta. C'è un Juanito molto in forma. Sì, sta bene anche Juanito, sta bene Alfredson, ho visto bene Taxidis, ma tutti i giocatori stanno bene, tutta la difesa oggi stava bene, allora dobbiamo pensare solo per la squadra. È entrato finalmente anche il tiro dopo che ci avevi provato tante volte? Ma tiro ci arriva, quella cosa non è che mi manca, devo avere continuità e devo essere sempre pronto per fare queste cose. Parlando di te, sembri carichissimo in questo inizio di ritiro. Sto bene, nella testa sono molto più rilassato, non lo so come vi spiego, anche quella cosa, quella pressione che adesso tutti parlano di me, di fare un bel campionato, mi dà una carica anche di più della tifosi, quando lo sento tutti i tifosi che parlano bene di me, che mi danno una carica anche importante, che per ognuno di noi una bella parola è molto importante, anche per me è molto importante, perché ripeto, dopo l'anno scorso mi sono sacrificato molto per la squadra, questo anno devo fare gol, soprattutto devo fare assist, devo giocare anche per la squadra come ho fatto l'anno scorso, però devo fare la differenza in avanti. Cosa vuol dire per te essere rimasto a Verona? Io ripeto, sono in una grande piazza, una grande squadra, sono molto contento di essere qua ancora un anno, perché veramente sto bene con la mia famiglia qua a Verona, si sta molto molto bene qua e voglio fare ancora un buon campionato come l'anno scorso. E di questo calendario che insomma è stato scoperto la settimana scorsa, si parte da Bergamo, quarta giornata, per te un tuffo subito nel passato, ci sarà Verona-Genoa? Ma io calendario non è che mi interessa tantissimo, partite sono tutte uguali, dobbiamo giocare contro tutti, allora calendario è abbastanza normale, diciamo, prima trasferta a Bergamo secondo me non è male, perché sappiamo tutti quanto è difficile giocare a Bergamo contro Atalanta, speriamo di in prima partita riusciamo a fare qualcosa in più, perché tutte le squadre, anche quelle grandi, in prime 4-5 giornate non sono pronte ancora al 100%. Allora noi cerchiamo di fare un buon risultato a Bergamo. Manca un mese esatto alla prima di campionato. Sì. Percentualmente Verona a che punto è? Non lo so, dobbiamo pensare in questi 30 giorni di allenare sempre come abbiamo allenato in questi ultimi 12-13 giorni. Non dobbiamo pensare tanto di questa partita, che secondo me c'è ancora tanto tempo non dobbiamo avere nessuna pressione addosso, e poi quando arriva la settimana pre la partita
ci prepariamo bene questo e dobbiamo fare una battaglia contro una squadra molto molto forte, soprattutto in casa. Ti chiedo l'ultima battuta nei confronti di Luca Toni, che è diventato papà per la seconda volta, e di Vangelis Moras, che insomma sta vincendo la partita più importante. No, noi siamo vicini a Lele perché è dimostrato che è una grande persona, che adesso sta soffrendo tantissimo, e noi siamo vicino sempre a lui. Non vediamo l'ora di venire qua con noi. È un ragazzo splendido, un buon esempio di tutti noi, un ragazzo che ha tantissima esperienza, che è un gran giocatore. E niente, anche Luca Toni siamo molto contenti, perché Luca è un grande persona, un gran compagno. E speriamo di fare ancora 2 o 3 figli, perché non si deve fermare sul 2, deve fare ancora 1 o 2 minimo.